del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Benvenuti tutti quanti a questa messa solenne del Te Deum, ultima di questo anno 2019, in onore della maternità divina della Vergine Santissima. È messa prefestiva, quindi soddisfa il precetto di domani di Capodanno, domani che si celebra anche la 53esima giornata mondiale della pace. Quindi chiediamo per intercessione di Maria, Regina della Pace, questo dono nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, in quegli angoli sulla terra dove purtroppo ci sono focolai di guerra e di violenza. Concludiamo anche l'ottava di Natale, gli fu messo nome Gesù, Gesù che vuol dire Dio salva e Gesù è il Salvatore. Contempliamo ancora il Natale e poi in questa Eucaristia, come tradizione, nella preghiera dei fedeli leggerò i nominativi di coloro che ci hanno lasciati, 68 defunti in questo 2019. Noi preghiamo per loro e loro che hanno raggiunto quell'unica parrocchia, Cieli e Terra Nuova e la Santa Gerusalemme del Cielo, intercedano per tutti noi. Bene, vi auguro di celebrare con fede, con amore questa Eucaristia sotto lo sguardo della mamma e di tutti noi, la tutta pura e immacolata, tutta santa. Noi invece purtroppo, a causa del peccato, ecco, dobbiamo chiedere sempre perdono al Signore di tutte le nostre fragilità umane. Per questo diciamo confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, che ti chini sugli uomini con amore misericordioso, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei fatto uomo per la nostra salvezza e ci doni la pace, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci hai donato Maria come madre nostra, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace». Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, 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 alleluia. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. All'inizio della Eucaristia, questa che celebriamo è l'ultima messa di quest'anno 2019 ed è la messa del Te Deum, nella quale ringraziamo il Signore e non solo Lui, Padre, Gesù, lo Spirito Santo. Non dimentichiamocelo mai che il nostro Dio è uno e trino, la Santissima Trinità. Ma un grazie di cuore alla mamma di tutti noi, alla Vergine Santissima, San Giuseppe, nostro patrono, che celebreremo tra 8 giorni, concluderemo 7 gennaio, festa liturgica di San Giuliano. Ringraziamo anche i santi ai quali siamo particolarmente affezionati, legati, e poi chi? Compresi anche il mio, il tuo, i nostri santi angeli custodi, per tutto quanto abbiamo ricevuto ogni giorno di questo anno che tra poche ore saluteremo. Anche le 8 campane della torre campanaria, conclusa la Santa Messa, come tradizione, suoneranno a distesa, una per una, per salutare e ringraziare l'anno che termina. Le campane hanno suonato per le diverse celebrazioni, diverse ricorrenze, da quelle gioiose e ahimè purtroppo anche quelle tristi. Pensiamo ai funerali celebrati nel corso di quest'anno 2019. Nella preghiera dei fedeli ricorderò i nomi delle sorelle e dei fratelli che ci hanno lasciato, 68 defunti, ma che sempre vivono nel ricordo con la preghiera nei nostri cuori. Diciamo grazie a Dio per i benefici ricevuti personalmente, ma anche i benefici ricevuti in ciascuna delle nostre famiglie. Ciascuno rivisiti quest'anno 2019 e troverà motivo per ringraziare. Come comunità ecclesiale, come parrocchia di San Giuliano, il grazie per aver avuto ben 2 ordinazioni sacerdotali lo scorso mese di giugno, quella di Don Manuel Spadaccini e quella di Don Riccardo Crola. C'è stato anche il rinnovo dell'amministrazione comunale e poi il Gozzano Calcio è rimasto in Serie C e chi se lo aspettava.
Ecco, carissimi, portiamo nel cuore e nella mente quanto abbiamo vissuto in questo anno 2019. Vengo ora a qualche considerazione sulla parola di Dio ascoltata. Il racconto evangelico della visita dei pastori alla grotta di Betlemme e dell'imposizione del nome di Gesù, come ricordavo poc'anzi all'inizio della messa, che vuol dire Dio salva, da parte dei suoi genitori, l'imposizione del nome di Gesù, Maria e Giuseppe, ci offre l'opportunità di meditare sulla nostra autentica conoscenza di Gesù, che ovviamente non si ferma al semplice dato anagrafico. I pastori gioirono immensamente per aver trovato il bambino Gesù nella grotta di Betlemme. E poi tornarono a casa manifestando apertamente la loro esultanza. Vedete, carissimi, non poteva essere diversamente. Infatti, una gioia vera non può non essere comunicata e condivisa, perché è sempre contagiosa. Anche l'incontro con Gesù è fonte di gioia contagiosa, che deve essere manifestata e testimoniata con la vita anche nel nuovo anno che inizieremo. Ora siamo alla fine dell'anno che nella storia occidentale viene computato a partire dalla nascita di Cristo, ossia dall'evento soprannaturale che ha dato un volto all'umanità intera. Ci possiamo esaminare perciò in che misura il Natale del Signore abbia dato un volto anche alla nostra vita, alla nostra persona, e che tipo di conoscenza di Gesù noi abbiamo acquisito. Ci possiamo domandare se l'allestimento del presepio, i canti popolari, le tradizioni natalizie ci abbiano reso più familiare, più vera, più sentita, che cosa? La conoscenza di Gesù oppure no? Esiste indubbiamente una conoscenza storica, archeologica, geografica della vita di Gesù, ma se essa resta a questo livello non incide più di tanto sulla nostra identità cristiana. È come se su Google, internet, cliccassimo la voce Gesù e ci vengono fuori tutte le informazioni possibili e immaginabili su di lui, la sua vita, i suoi miracoli, i suoi insegnamenti. Ma una volta che abbiamo acquisito tutte queste nozioni, non abbiamo stabilito ancora un rapporto personale con lui. Vedete, le nozioni storiche e geografiche non aumentano il nostro amore a Gesù. Certo, per amarlo dobbiamo conoscerlo, questo Dio. Aumentano la nostra curiosità intellettuale senza che tocchino intimamente il cuore. È necessario quindi un altro tipo di conoscenza che tocchi i pensieri e gli affetti, che crei inquietudini e consolazioni, che dia senso alla gioia e al dolore. Tutti noi cercatori di Dio per natura e vocazione ci mettiamo spesso il problema di come trovare e incontrare Dio nella nostra vita. La sorpresa della fede cristiana in queste circostanze e scoprire che Dio, attenti bene, ci cerca per primo, che Dio ha fatto il primo passo per venirci incontro, si è manifestato a noi nella persona del suo figlio Gesù Cristo, tanto da far dire a Sant'Agostino: cerchiamo colui che per primo ci cerca. A questo riguardo è interessante notare che il verbo più importante, attenti bene, della Bibbia non è vedere, se vai a vedere con gli occhi del cuore, ma è che cosa? Ascoltare. Il credo del popolo ebraico, anche oggi nelle sinagoghe, inizia con l'invito: ascolta Israele, Shema Israel. La fede viene dall'ascolto, precisa San Paolo nella lettera ai Romani. In ultima analisi è sempre Dio che cerca noi, anche quando ci nascondiamo. Capitolo 3 del libro della Genesi. Adamo, dove sei?
Egli ci chiama per nome, non bello ma bellissimo, è così come chiama per nome, attente bene, ogni stella lassù del cielo. Il Salmo 146. Egli conta le stelle e chiama ciascuna per nome. Egli ci disegna sulle palme delle sue mani. Capitolo 49 di Isaia. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Noi non comprendiamo Dio, perché secondo Sant'Agostino, se lo comprendiamo non è più Dio, ma Dio si conosce fino in fondo. Salmo 139. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Che bello. No, un augurio anche per Capodanno, per il nuovo anno che ci attende. Se il cristiano, secondo il teologo Karl Rahner, è un uditore della parola, e in modo particolare della parola fatta carne, Gesù Cristo, si deve lasciare istruire, formare da Lui, cioè dal suo insegnamento, dal suo Vangelo. Il Vangelo deve diventare la sua regola di vita, deve offrirgli la tavola di valori che devono ispirare le sue scelte morali e spirituali. Bene, carissimi, insieme a Maria e Giuseppe chiudiamo il 2019 ed apriamo il 2020. L'altro, gli altri, fratelli e sorelle, uomini e donne, siano da tutti accolti e amati come figli di Dio, come fratelli o sorelle, non come degli estranei, tantomeno degli antagonisti o addirittura dei nemici. È uno dei passaggi del messaggio che vi invito a leggere, molto bello, di Papa Francesco del Capodanno 2020, 53esima giornata mondiale della pace. Che in Cristo nessuno si senta vita di scarto. Tutti sentano, anche grazie al nostro impegno e alla nostra testimonianza, che godono di una eguale ed intangibile dignità, che tutti sono amati da Dio. Tutti sono riscattati dal suo sangue, per questo nessuno rimanga indifferente davanti alla sorte dei fratelli. Che questo fondamento ci aiuti a comprendere e vivere come la fraternità è fondamento e via della pace, di quella pace che domani a Capodanno ne celebreremo la 53esima giornata mondiale. Carissimi, questo è l'augurio che rivolgo a tutti noi. Un nuovo anno l'insegna soprattutto della pace. Maria Santissima, la Madre di Dio, che dando alla luce il Figlio di Dio non ha pensato a lei ma al bene dell'umanità, insieme al suo sposo Giuseppe, anch'egli generoso costruttore di pace perché custode della Santa Famiglia di Nazareth, intercedano per il tempo che il Signore ci chiede di vivere come protagonisti della storia. Auguri dunque a tutti noi per il nuovo anno 2020 che tra poche ore ci attende. Non lasciamoci vivere dallo scorrere del tempo, ma viviamo quanto la provvidenza ha preparato per me, per te, per tutti noi, per quanto ci offrirà gratuitamente ogni giorno nel corso dell'anno nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre.
Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Maria, Madre di Dio, apre le braccia e il cuore per presentarci il Figlio Divino e per accogliere noi come Suoi figli. Domandiamo la Sua intercessione presso il Padre, affinché in Cristo Suo Figlio ognuno di noi possa essere redento. Preghiamo insieme, diciamo: Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Signore, in questa celebrazione la Chiesa festeggia tua Madre. Ti preghiamo per tutte le madri, perché sappiano custodire nel cuore, sappiano accogliere il mistero della vita che è dono di Dio e sappiano dare quell'amore attento che riempie di gioia e serenità. Preghiamo. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Signore, la pace è un dono prezioso e che spesso noi diamo per scontato. Il messaggio di Papa Francesco ha come tema la pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Fa che ascoltiamo la voce dello Spirito Santo perché ci suggerisca atteggiamenti e parole per diventare artigiani di giustizia e pace. Preghiamo. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Signore, durante l'anno appena trascorso abbiamo sperimentato gioie e dolori, serenità e fatiche. Grazie per le persone che ci hai messo accanto, compagni di viaggio nel nostro essere Chiesa. Ti preghiamo, continua a sostenere il nostro pensare e il nostro agire, perché portiamo frutti di fede e di amore. Preghiamo. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Signore, sta per iniziare un nuovo anno. Fa che sappiamo cogliere in ciò che accadrà i segni del tuo amore per noi. Aiutaci a vivere ogni giorno alla luce della tua parola e tienici per mano per accompagnarci giorno dopo giorno nel cammino della vita. Preghiamo. Maria, Madre nostra, intercedi per noi. Ora, Padre Vittorio, leggerà i nomi delle sorelle e dei fratelli che ci hanno lasciato nel corso di quest'anno 2019. Li affidiamo alla bontà e alla misericordia di Dio nostro Padre. Allesina Alberto, Aliata Rosalina, Antonioli Carla, Antonioli Giuseppe Santino, Antonioli Luigi, Arrondini Roberto, Artuffo Ada, Astori Paolina, Baroli Edera, Beltrami Nerina, Bianchin Bruno, Boghi Rodolfo, Botti Laura, Cavigioli Augusto, Cerutti Ezio, Comola Maria Rosa, Cottafavi Marco, Crolla Gianpietro, De Giorgis Adelia, De Paolo Antonio Valeria, Erbetta Caterina,
Esini Luigi, Faeti Maria, Frattini Giulio, Frigerio Ebe, Frigo Emiliana, Galante Domenico, Gemelli Antonietta, Gianinetti Domenico, Gianinetti Giovanni, Giordano Giacomo, Gioira Roberto, Giordani Maria Rosa, Godi Bernardo, Godi Giuseppe, Godi Maria Carla, Godi Vilma, Ladolfi Franco, Liretti Maria Grazia, Lunardi Giuseppe, Lunardi Giuseppe, Massara Sandro, Mazzetti Carlo, Mazzetti Giovanni, Mazzonetto Maria, Moschella Maria Concetta, Paracchini Giuseppe, Pastori Mirella, Perin Tilla, Piralli Gaudenzio, Preti Carla, Ravedoni Giulianino, Rigotti Doris, Rossi Irma, Ruga Giuseppina, Ruga Mariuccia, Ruga Maurizio, Ruga Pietro Giuseppe, Ruga Teresa, Stringara Maria, Tadini Anna, Tarditi Mariuccia, Vallana Eugenio, Zanetti Francesco, Zanetti Giorgina, Zaninetti Mario, Zucchetti Luciano e Tosi Anna. Per loro preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. A te, Dio nostro Padre, principio del tempo e della vita, per intercessione della Madre del tuo Figlio Gesù, consegniamo la preghiera del popolo cristiano in favore di tutti gli uomini della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto numero 483.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, fa che in questa celebrazione della Divina Maternità di Maria gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso, per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità della Beata Semprevergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio, tutto l'ordine sacerdotale e tutto il popolo che tu hai redento. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Gloria per tutti i secoli dei secoli. Sentendoci un'unica grande famiglia, tutti figli di un unico nostro Padre che è nei cieli, e quindi noi sentendoci maggiormente fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Canto numero 484.
invito a prendere mano il foglio per il canto dell'inno Te Deum. Lo cantiamo due cori, voci, prima voci femminili e poi voci maschili. Thank you.
All'inno Te Deum aggiungiamo l'Ave Maria, la nostra mamma del cielo, affidandogli il nuovo anno che verrà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che veneriamo Madre del Cristo e di tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione solenne, che a nome di Padre Vittorio auguro a tutti voi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, è un buon anno 2020. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente principio di ogni benedizione, fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto il nuovo anno vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dal colle da terre remote, intanto se stolle da turbe devote, e sode aggozzano con giubilo arcano del santo Giuliano. Quel canto